Atteso da una folta schiera di fan come l'episodio del riscatto, Saint Seiya Brave Soldier arriva questo 22 novembre in Europa in esclusiva PlayStation 3. Nonostante le buone premesse, il titolo non riesce a rialzare le sorti della serie, mostrando un'ancora più pronunciata ripetitività nella progressione e ripresentando diverse problematiche tecniche che già affliggevano Sanctuary Battle. Brave Soldier abbandona innanzitutto la struttura Musou, abbracciando la filosofia del beat'em up ad incontri sin dallo story mode, che ci porterà a rivivere le vicende dell'anime. Dimps integra l'intero ciclo narrativo cartaceo, riproponendo non solo la traversata delle 12 case, ma anche la saga di Nettuno e la discesa nell'Ade. La progressione però tentenna sul piano della narrazione, riuscendo solo in parte a veicolare valori ed emozioni inchiostrate da Masami Kurumada. Il team adotta ancora una volta cutscene totalmente statiche, che pur riproponendo una sceneggiatura completa, non riescono a catturare l'attenzione. Nonostante la fedeltà all'opera originale sia lodevole, la mancanza di coinvolgimento pesa. Ci troviamo più spesso a leggere che a combattere, i momenti clou sono mal interpretati e la struttura complessiva finisce per apparire noiosa anche agli estimatori. A livello di gameplay assistiamo a una parziale evoluzione del sistema di gioco, che riprende alcuni concetti dalla recente produzione Cyber Connect 2. È infatti il cosmo, come il chakra, il vero cardine del combat system. Caricando le varie tacche di questa barra potremo esibirci nelle special classiche, in rapidi spostamenti per raggiungere l'avversario, oppure in schivate che ci trasporteranno letteralmente alle spalle del malcapitato. Il sistema funziona ed appare ben bilanciato, ci permette di variare discretamente l'approccio alla battaglia e sviluppare persino qualche piccolo inaspettato tatticismo. Superate le ore di pratica necessarie a padroneggiare il control scheme, anche al netto di qualche imprecisione nella gestione delle collisioni, questo sistema saprà dare più di qualche soddisfazione. Soprattutto quando caricato il settimo senso, saremo in grado di esibirci nei potenti attacchi Big Bang. Sulle prime, il combat system risulta insomma appagante e convincente, eppure, giungendo alle fasi avanzate, ci si scontra con tutti i limiti di una struttura un po' superficiale. Il focus sullo scontro corpo a corpo e sul continuo alternarsi di schivate e contrattacchi finisce per svilire la profondità di ogni moveset e rendere pericolosamente simili gli approcci. A meno che non si intenda affrontare una CPU sin troppo arrendevole a livelli di difficoltà minori, Brave Soldiers costringe la lunga ad usare la stessa tattica, l'attacco a testa bassa per massimizzare il cosmo e potersi permettere continue schivate ed altrettanti contrattacchi. I tempi un po' troppo dilatati degli attacchi Big Bang e la cronica mancanza di lock-on durante le normali special ne rendono presto marginale l'utilizzo, banalizzando fortemente una struttura dalle interessanti possibilità. A fronte di più di uno spunto interessante, resta dunque una punta di amarezza nel constatare come Brave Soldiers perda presto tutti i suoi guizzi, rivelando una piattezza simile al predecessore. Sullo stesso livello della battaglia del santuario è anche la componente tecnica, senza particolari picchi qualitativi. I modelli, pur non presentando un dettaglio sbalorditivo, riproducono in maniera convincente le fattezze dei protagonisti, tra i quali spiccano i cavalieri d'oro nelle loro fantastiche armature. Altalenante invece il comparto animazioni, per via di qualche frame di collegamento mancante. I lottatori in ogni caso risaltano se messi a confronto con la scarsa qualità delle arene. Piatte e spoglie, le ambientazioni non offrono particolari spunti, né a livello artistico né tantomeno ludico. La scena viene vivacizzata fortunatamente da una buona gestione degli effetti particellari, che sottolineano in maniera convincente l'impeto dei colpi portati dai Saint. Sorte non troppo dissimile per il comparto audio, che ripropone con troppa timidezza e ripetendoli all'infinito i temi dell'anime, dimenticando poi colpevolmente che il doppiaggio italiano dei Cavalieri dello Zodiaco è stato forse uno tra i migliori nella storia della televisione tricolore. Saint Seiya Brave Soldiers cambia nella forma ma non nella sostanza. A livello di gameplay, considerando i cambiamenti derivati dall'abbandono della filosofia Musou, si possono apprezzare diversi spunti interessanti, che finiscono però sprecati a causa di uno sforzo produttivo sempre troppo contenuto. L'offerta in termini di game mode non fa eccezione. Ad uno story mode senza particolare mordente si affiancano giusto un paio di modalità collaterali in grado di esplorare molto meglio il roster, ma non troppo caratterizzate. Anche considerando la grande quantità di combattenti, nonché la generale completezza e fedeltà dei contenuti, non si può che consigliare ancora una volta questo Brave Soldiers ai soli appassionatissimi dei cavalieri, lasciando per ora a tutti gli altri solo il piacere di un anime intramontabile. Atena o tsukuru tsukaro. Ima koto kono te ni. Ikke! Subete moyashi tsukuste. Omae o utsu.